Amici di Ripple, siamo da Dell al Mobile World Congress 2016. Fra le mie mani c'è un rappresentante della gamma Latitude, della serie più precisamente la 11, il modello 5175. È un dispositivo 2 in 1, come vedete ha un form factor principalmente di un tablet, display da 10,8 pollici con risoluzione Full HD e ovviamente compatibilità con il touchscreen. Ve lo faccio vedere più da vicino in modo tale da farvi vedere anche quali sono i pulsanti e le porte presenti sul corpo di questo tablet. Abbiamo jack per le cuffie, bilanciere per il volume e microfono, la porta HDMI e la USB e ovviamente una Type-C, quindi la porta di nuova generazione. Sotto ci sono i contatti per le dock sia di vecchia generazione che quelle nuove, quindi compatibilità massima con i prodotti di Dell. Su quest'altro lato invece abbiamo il tasto Windows, il tasto fisico, uno sportellino che nasconde lo slot per la micro SD e ovviamente nella parte posteriore abbiamo la fotocamera, essendo un tablet, e qua c'è il tastino di accensione spegnimento. All'interno abbiamo Windows 10, quindi sistema operativo pensato per la produttività, mosso da un processore che può essere un Core M3 o un Core M5 di nuova generazione Skylake, fino ad 8 GB di memoria RAM e fino a 512 GB di SSD su slot M2, quindi una memoria molto veloce e sicuramente più veloce delle eMMC. Dell propone anche una gamma di accessori da corredare a questo dispositivo che arriverà probabilmente proprio in questi giorni, in questi minuti, ad un prezzo consigliato per il modello base di 739 euro. Vi faccio vedere che qua dietro ci sono ad esempio una cover che si può andare ad agganciare magneticamente al tablet come quella del Surface, si può andare poi a chiudere in modo tale da proteggere il dispositivo, e nella parte posteriore è anche presente un kickstand completamente regolabile per poi andare magari ad appoggiarlo al tavolo e lavorare e disegnare in maniera comoda. Ho detto disegnare perché questo tablet, come potete vedere, supporta un pennino attivo, ma come tutti i pennini attivi di Dell non si trovano e quindi non ne hanno uno per noi da far provare. C'è la vecchia dock qua al lato e come potete vedere si può andare tranquillamente a incastrare il tablet, metterlo in ricarica, collegarlo ad un altro monitor e ad altri accessori. Se no possiamo prendere una delle nuove dock di tipo Type-C che ha davvero tantissime porte sul suo lato. Sono degli accessori che devo dire sono molto belli, molto completi, però hanno un prezzo piuttosto importante, perché ad esempio la tastiera ci è stato detto un prezzo di 120 euro, però addirittura online l'abbiamo vista a quasi 200 euro, quindi bisognerà poi capire qual è il prezzo finale. Insomma, Dell Latitude 11 5000 è un 2 in 1 pensato per la produttività, ha sicuramente delle specifiche tecniche più importanti rispetto al classico 2 in 1 da supermercato e sicuramente è pensato per la produttività e il lavoro serio grazie alla compatibilità con la tecnologia V-Pro inserita all'interno dei Core M5 che si possono acquistare con questa macchina. Vi ho detto un prezzo di 730 euro, ma aspettatevi di farlo lievitare di parecchio se poi acquistate una configurazione ben più potente. Qui da Dell io vi saluto, per Ripple.com Andrea Ricci.